A Solfi situazione rimpasto regionale dopo ovviamente le dimissioni forzate del senatore Liris, sembra fatta la situazione di Quaglieri, però ecco la sua, si parlava già che doveva entrare, al momento com'è? Non ne ho la più pallida idea, la sincera verità, credo che insomma, l'ingresso di Quaglieri sia un atto automatico, perché insomma, le dimissioni di Liris dopo la sua nomina a senatore è stato formalizzato, quindi Quaglieri sicuramente entrerà in consiglio regionale. Sul fatto che poi Quaglieri riceverà le deleghe che erano di Liris e quindi Verrecchia entrerà come surrogante, noi avevamo chiesto, anche questo sarebbe come dire, un atto quasi automatico, ma noi avevamo chiesto come Teramo e come Forza Italia un riequilibrio delle forze anche in virtù delle prossime elezioni regionali da qui a un anno e mezzo. Riteniamo che Forza Italia, che 4 anni fa fu determinante sicuramente con quasi il 12% per l'elezione di Marsiglio, che ha tutta la mia stima in regione, credo che il territorio teramano e Forza Italia Teramo avesse diritto a un riequilibrio e quindi a una restituzione di quanto tra virgolette gli è stato tolto. Astolfi spera ancora di entrare? Ma se parliamo di Astolfi, che Astolfi spera, no, perché nulla mi è dovuto e nulla mi aspetto. Credo che invece il territorio della provincia di Teramo meriti un rappresentante di Forza Italia in consiglio regionale, questo sicuramente, ma credo che questo lo sappia anche il presidente Marsiglio.